Migranti e lavoro. Migranti e lavoro. La crisi demografica e i migranti. Dei migranti e non possiamo fare a meno dei migranti, non possiamo fare a meno degli africani, gli africani. Non possiamo fare perché, primo, no, noi europei, italiani, tedeschi, francesi, spagnoli, non vogliamo riempire le culle, perché si fa fatica a riempire le culle, nel senso che per fare i figli poi li devi mantenere i figli, capito? Allora c'è la crisi demografica in Europa. Ci siamo abituati, a fare una vita, diciamo così, agiata. Ci sono anche milioni di persone in Europa che non arrivano alla fine del mese, però l'80% degli europei fanno una vita tutto sommato, tra virgolette, agiata. L'80% degli europei non li vogliono fare più certi lavori, i lavori umili, non li vogliono fare più. Ci sono le stalle, non solo in Italia, le stalle, le mucche, il latte, le stalle, le mucche, il latte ci sono in Italia, Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Inghilterra, Irlanda, Islanda, penisola scandinava, è pieno, 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 sempre così, le mucche, stalle, il latte. Ci vuole andare più a mungere il latte nelle stalle, anche se oggi abbiamo le mungitrici elettriche, sì, ci sono le mungitrici elettriche, però nella stalla c'è il letame e nella stalla devi andarci a mungere il latte presto. Allora, per noi in Italia, ma anche in Europa, sono arrivati i mungitori dall'India, sapete, quelli col turbante. Poi in Italia e in Europa, per esempio, siamo diventati tutti vecchi, io per esempio che vi sto parlando sono questo signore qua, vedete? Lo sapete che io ho 83 anni e mezzo.
carnevale proposto da Giorgia Meloni. E anche Giorgia Meloni non sa più da che parte girarsi, Giorgia Meloni, perché per andare al governo strillava blocco navale, blocco navale, blocco navale. E però si è resa conto che in Italia e in Europa abbiamo bisogno di questi stranieri che vengono dalla zona subsahariana. Abbiamo bisogno, volenti o nolenti. E se ci sono queste potenti migrazioni, di chi è la colpa? È colpa nostra. Mea culpa, mea massima colpa, perché abbiamo raggiunto in generale un livello di benessere per cui non vogliamo più fare certi lavori. Per esempio, coloro che raccolgono si dice la monnezza, la spazzatura, i nettopini, se voi andate a fare una verifica nelle città, sono quasi tutti stranieri. Perché nessuno è felice e contento di andare a raccogliere la monnezza. Io ricordo che quando ero un giovanotto, adesso ho 83 anni, compiuti quasi 84, quando ero un giovanotto, che avevo 20-30 anni, cioè più di mezzo secolo fa, e gli italiani, c'erano gli italiani, se vincevano un concorso per fare lo scopino nel Turbino a Milano o a Torino o a Bologna o a Genova, ringraziavano la Madonna e tutti i santi del paradiso. Era un grande successo, e vincere il concorso per diventare nel Turbino. Da dove nascono queste mie considerazioni? Sono considerazioni che io sto facendo a voi che mi ascoltate dal lontano anno 2007, 2006. Da dove nascono? Da una recentissima notizia apparsa sul Fatto Quotidiano, dove si dice crisi demografica, così la Germania regolarizza i migranti economici e recupera forza lavoro, capito? Che fa la Germania? L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno che coinvolge l'intera Europa e tutti i paesi hanno bisogno di forza lavoro che viene dall'estero. Anche l'Inghilterra e la Germania, le quali hanno fatto scelte diverse dalla nostra. La Germania, che nel 2015, durante la crisi siriana, accolse più di 1 milione di persone in poche settimane, oggi ha bisogno di più lavoratori stranieri la Germania. Servono 400.000 ingressi l'anno per mantenere il livello di forza lavoro di cui l'economia tedesca ha bisogno. Capito? La Germania ha bisogno di 400.000 stranieri l'anno. E la politica tedesca risponde con scelte pragmatiche, non ideologiche. Allora, che facciamo? Io la notizia ve la metto con il link nel riassunto di questo video. Vedi? La vogliamo girare la notizia a Giorgia Meloni? Non dico Ursula von der Leyen, che essendo tedesca lo sa come stanno le cose. Va bene. Ma Giorgia Meloni può darsi che ancora non lo sappia come stanno le cose, perché poi Giorgia Meloni è zompata a Palazzo Chigi dicendo che faceva il blocco navale. Ah, è zompata a Palazzo Chigi pure facendo altre capriole, che sia chiaro, eh. Che sia chiaro, perché non è che tu puoi prendere Palazzo Chigi senza fare le capriole. Comunque, è zoppata a Palazzo Chigi dicendo che faceva il blocco navale, capito? Ci metteva la flotta, ci metteva. Allora, qualcuno di voi, cari amici, la dovete informare, Giorgia Meloni, che si deve fare di necessità virtù. Diteglielo, no, ditegli. Che noi italiani
In maggioranza, non li vogliamo fare più. Certi lavori non li vogliamo fare più. Era avvenuto così pure nell'antica Roma, ai tempi dell'impero romano. Io la conosco bene la storia, perché sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici. Poi ho superato un concorso nazionale e sono diventato preside di ruolo, sempre nei licei classici e scientifici. Nel frattempo ho scritto tante, tante opere. Fatele vedere a Giorgia Belloni le mie opere. Fatele vedere. Sono solo dal 2007. È dal 2007 che io vado dicendo queste cose. Sul mio canale YouTube, sul mio canale Dailymotion, sul mio canale Instagram, sul mio canale Facebook, sul mio canale Twitter. E pensate che sul mio canale YouTube io ho circa 12.000 video, circa 10 milioni di visualizzazioni e circa 15.000 iscritti. Pensate voi, pensate. Allora, aiutatemi. Ditelo a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, vai a vedere il video di Serafino Massoni. Cosa dice sui migranti? Anche sulle culle vuote, perché da tanto tempo che parlo delle culle vuote. Ho sempre detto a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini, che si lamentano tanto per le culle vuote, che se vogliono che le donne italiane si dimettano a riempire le culle, Giorgia Meloni e Matteo Salvini e Giorgetti devono mettere le mani al portafoglio dell'erario dello Stato, cioè devono eliminare l'evasione fiscale. Eliminando l'evasione fiscale in casa, un sacco di quadrini, e possono pagare le mamme che fanno i bimbi, perché le donne italiane si rimettono a fare i bimbi. Se il governo per ogni bimbo che nasce versa alla mamma 1.000 euro al mese, almeno sino al 18° anno di età del bimbo. Se la mamma fa il secondo bimbo, anche per il secondo bimbo, 1.000 euro al mese sino al compimento del 18° anno del bimbo, e così via. E inoltre il governo deve dare alla mamma una retribuzione mensile per il fatto che faccia la mamma. Anche alla mamma almeno 1.000 euro al mese, ma non solo sino al compimento del 18° anno dei suoi figli, ma sino alla morte. Allora sì che si riempiono le culle. Le culle non si riempiono con le chiacchiere, capito, Giorgia Meloni? Capito? Cara, diteglielo a Giorgia Meloni, diteglielo, che venga Giorgia Meloni sul canale YouTube Serafino Massoni, che è una pregiata persona. Ok, cari amici, a tutti voi tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni.